Buongiorno, buongiorno. Occhio pecoro, pecorizzato. Con anche il cane figlio di una mignota stamattina, eccolo. Ah, destro, sinistro, antipasto misto. Facile, facile storie, tutti belli, Invece no, con l'occhio pecoro è sempre un'altra storia. Perché è pecorizzato al punto giusto, moro. E c'è anche questo bambolino oggi. Fa! 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 Vedi se sta a te! Fa! Ma buongiorno! 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 Ma buongiorno! Oh! Pesce d'aprile per voi, anche se io li faccio tutti i giorni, quindi sono un po' antinazionale su queste cose. Mi avete chiesto in tanti: fai uno scherzo al nonno? Raga, che scherzi devo fare? Ormai penso che è sempre, per me è sempre il pesce d'aprile, quindi ecco, ho preferito farvi questo piccolo scherzo a voi. Buongiorno, buongiorno, ci siamo già giovedì, noi siamo qui. Lo sprint diretto te lo dà solo Carletto, ok? Ci sei? Coccodrilli sulle mani, io vi amo, oggi una splendida giornata, ci vuole una bella carica, una bella forza per affrontarla e quindi buona giornata a tutti! Anche oggi camera iperbarica. Oh! Com'è o no? Oh! Com'è? Fino alle 25, levati del costo banale di oggi! Mannaggia sta favoletta, oh! Ti voglio fare degli esercizi, guarda che... Ma me puoi mettere le scarpe da ginnastica? Sottopalla come è messo? Come è messo il sottopalla? Come è messo? Fa l'addominale, bravo, guarda che addominali che c'è. Al volo. Bravo. Aia! La sottopalla si vede bene adesso, eh? Sciocca di coglione, lasciami via! Oh! Ma che stai a fare? Oh! Comunque con sta outfit non te si può vedere, eh? Dov'è in palestra con i popoli? Guarda i popoli che c'è! Sì, c'è qui ce l'ho i popoli! Ma c'è un popolo grosso così! Quanto? E così! Mamma mia che cafone! Comunque non si può. Ma perché? Abbassa sto frullone! Ma questa è musica? Che è? Non dirci la gente! Eccolo! Oh. Che stai a cercare? Oh! Eh? Che stai a cercare? Ma che cazzo ne so, non mi ricordo! Sto guidando, è bello, eh! È bello, ma dammi. Che prestazioni ci stanno? Ci sono, le prestazioni ci sono che c'è, prima tu c'è un pedal di meno. Poi? E poi del gas e la macchina cammina. Dai un po' di gas. Ma piano, delinquente, testa di cazzo nucleare. Guarda come se la ride il coccodrillon. Oh, gira, oh. Oh. Guarda, guarda, prendi confidenza, incredibile, alla guida, sempre lui. Tu mi Destro dici sinistro, antipasto dei misto. pedali, io ma davanti ci vedo, basta. Tirato un'inchiodata incredibile, cioè, guarda come se la ride. Che stai a fa? Che stai a fa? Una sega. Che fai?
Oh. Mannaggia la m***a. No! Ah. Ma che stai a fare? Oh. Che stai a fare? Aia, aia! No! Butta l'acqua per te! È la lavanda dei piedi, oggi. Dio! No! Ma fa un cazzo! È la lavanda dei butta piedi! Butta l'acqua per terra, porco! No! Oh, testa di cazzo! Ah! No! No, oh no! Oh no! Oh, nonno! No! Toh! Famosi 50 grammi di pasta, eccoli. 51 e mezzo, forse. Forse non sa nemmeno lui quello che... Ci hanno troppe levere. 50 grammi, so. 50 grammi. 50 levere? Ma a me... Mi fa un piacere. Ma che c'è sta sopra? Durospi. Durospi? Davvero? È vero o no? Oh, è vero, non è vero. Arzughe o no? Nonno. Nonno. Arzughe o... Oh. Coccodrilli, fate swipe, è uscito un nuovo video su YouTube, andatelo a vedere, sono tutte le storie di ieri, quindi fate swipe, continuate a iscrivervi, fate un passaparola coccodrilloso. Come hai comprato l'ovino di Pasqua? Sì. Me l'ha comprato? L'ho comprato due. Fa vedere. Ecco, gli entrò le gambe. No, comprami l'ovino di Pasqua. Per te da... Mamma mia, levati di coglioni! Ah! Mamma mia! Compramelo vino di Pasqua! Mi compri, ti fa un pennello! Dillo che non bestemmi e non se ne va! Sì! Tu provaci! Lui è anche c***o, non bestemmi! Infatti, lui c'ha sta scusa! Io ti fa un pennello! Dai, incazzato! Guarda che bel pennello! Ah! No, Come ti fa il pennello? Oh, se non mi compri lo vino di Pasqua ti fa il pennello tutto il giorno! Te lo giuro! Ti giuro che te fa il pennello, guarda che io il fo, tutto il giorno pennello a Pasqua. Se tu non mi compri l'ovino di Pasqua, io devo... Vattene! Tu, guarda, se non c'ho l'ovino di Pasqua, te fa il pennello tutta Pasqua. Levati, dico io, porco! No! Te lascio qua, dico io! Ma te volevo mettere io, devo... Tu vada a prendere, dico io! Ti volevo aiutare! Sempre a farlo urlare, così. Urla sempre, urla! Sì, sì. Zucchero. E ci metti? Perché? Prima di tutto è nero come il coso. Ci ho mischiato quello fino, buono, bianco e tanto niente a fa. È qui integrale. Il numero coincide a distanza di 17 anni. Dico, da 17 riposa anni gli occhi, siamo lì. Cioè, lui non dorme. Riposa gli occhi. No, è la verità, non è un giochetto. Lasciamo riposare però. È il primo giorno di primavera. È davvero, di un po' che ti è successo. Ha beccato il Covid. Ma l'ha superato Filiberto, vero? Perché da me manco quello mi ammazza. Davvero. Perché mi ha pizzicato la vipera, è morta la vipera. Grande Filiberto, eccolo, è ritornato tra noi. Incredibile, quanto è durato? 22 giorni. 22 giorni di reclusione, di eccolo. Reclusione di galera. Ma ce la fate, è qui con noi, quindi facciamo un bel applauso a Filiberto numero uno. Nascatapu, com'è? Nascatapu di Scatramatos. Mokelele Bombay. Olè. Ardormi? Ma vaffanculo. Marì. Dorme lui. Sì. Sei a dormire o no? Dormive? Va via, cazzo, signore. A me. Gesù. No, domani. Oggi. Ma che ora? L'ora del coglione. Ma... Avevano l'agnello anche loro? Chi? Loro. Mangiavano l'agnello? Con che? Con che? Che ne so con che il mangiano? Tu con che il mangi? Con la bocca, con che il mangiano? Si entra in clima Pasqua, sentite i canti angelici. Tu le sai queste canzoni? Eh? Le sai queste canzoni? Ma che so, quelle so io.
mica mi sono fatto frate io. Tu guardi solamente? Sì. Ma tu guardi perché te lo senti o perché vuole la tua moglie? Io perché sento, fa la messa, è Natale, è Pasqua, tu, Pasqua, Natale, sta tenendo per dentro, tu uguali. Ma invece il zicchi... Oh, sciatta di coglioni! Ah. Il tipico fedele che si innervosisce quando lo tocchi sui nervi, capito? Cioè... Continua a cucinare perché la Pasqua è anche mangiare, non solo pregare. Questo è il bucciottino di Pasqua. Praticamente con l'avanzo dell'impasto della torta di Pasqua si fanno i bucciottini, ok? Qua, in questa zona così sacra. Questa la c'è la canzone? No, va via, per l'amor di Dio, non è aria, va via. Va via, Veniamo proprio con gli occhi un altro lato. Fa, alla fine farà qualcosa. Fa via, pezzo... darò la benedizione. Quindi è il pezzo clou, eh? Ma che vuoi? È il pezzo forte. Esatto. Cioè, quindi è finita così? Non c'è nessuno, è morto. Siamo rimasti malissimo, vero nonna Marie? È morto, sì. Ma siamo rimasti male, pensavamo chissà che succedeva, invece niente. O no? Bene, te ne disgraziamo! Va bene, che... Ma che è? Era un buchettino più all'aria, no? Ma quell'aria, quell'aria! E la... Fate! Ma è possibile che ci avessi un deficiente così? Ma il pelle c'ha bisogno di respirare! È un po'... Parve te! Ah! Fa intanto. Ste torte. Ste torte. Se no vengono le torte del... Le torte! Le torte! Va via! Le torte del... Va via! Va via! Allora! Allora, va via! Store più pazzo del mondo! Fate swipe, acquistate un prodotto... E potrete ricevere anche questa torta di Pasqua. Questa torta di Pasqua fatta da nonna Maria. Oh, un po' di torta di Pasqua, eh? Quante ne hai mangiate? Di la verità. Io ho mangiato l'erba. Qua hai mangiato? L'insalata. Sì, l'insalata. Capocollo, lonzino, eh? Ecco, non lo fossi. Prove di Pasqua, prove di Pasqua, incredibile. Significa al primo posto nonno Faustino, che aver mangiato tutta questa roba, torta, lonzino, nonno Faustino, primo classificato con un tempo record incredibile. Le prove di Pasqua sono state superate.